Love me do, oh, love me do. Love, love me do, you know I love you. I'll always be true, so prima classe costa 1000 lire, la seconda 100, la terza dolore, spavento, puzza di sudore dal bocca a porte, odore di mare morto. Se il capitano mi stia a sentire, ho belle pronte le 1000 lire. In prima classe voglio viaggiare su questo splendido mare. Ci sta mia figlia che ha 15 anni e da Parigi... Un po' di come si... Noi siamo... Dove stiamo? Qua. Tocca a... Andiamo qua, centro commerciale, ok? Andiamo. Vedremo la Gran Bretagna col bicchiere tra le mani. Quando si gioca all'estero, in particolare gare amichevoli, è anche l'occasione per fare turismo. Mattinata libera per i calciatori dell'Udinese, anche noi siamo qui nel centro di Southampton per scoprire questa bella città. Chi l'ha detto che in terza classe si viaggia male? Questa cuccetta sembra un letto a due piazze, ci si sta meglio che in ospedale. A noi cafoni ci hanno sempre chiamati, ma qui ci trattano da signori, che quando piove si può star dentro, ma col bel tempo veniamo fuori. Su questo mare nero come il petrolio, ad ammirare questa luna metallo, e quando suonano le sirene ci sembra quasi che canti il gallo. Ci sembra quasi che il ghiaccio che abbiamo nel cuore piano piano si vada a squagliare in mezzo al fumo di questo vapore, di questa vacanza in alto mare. E gira, 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 gira l'elica, e gira che piove e nevica. Per i ragazzi di terza classe che per non morire si va in America. All'interno del Sea City Museum di Southampton è custodita tutta la storia del Titanic. Il transatlantico fu infatti costruito in questa città e da questo porto andò incontro al suo tragico destino. La vita celestina e l'aria trasmetteva saluti e speranze per questa crociera straordinaria, e riceveva messaggi d'auguri in quasi tutte le lingue del mondo. Comunicava tra Vienna e Chicago in poco meno di un secondo. Non abbiate paura, non è un film dell'horror, ma il McDonald Botley Park, lo splendido hotel alla periferia di Southampton che ospita l'Udinese e tutto lo staff e anche noi di Udinese Channel per la gara amichevole che si giocherà questa sera al St. Mary di Southampton contro la squadra locale appena promossa in Premier League. Un test molto importante per i bianconeri in vista dell'esordio in Champions il 22 di agosto contro lo Sporting Braga in Portogallo. Non sarà questo l'ultimo test però per l'Udinese, che affronterà martedì una squadra italiana, il Chievo Verona a Mogliano Veneto.
mattone. E questo è lo splendido campo da golf del McDonald Botley Park di Southampton, un campo regolamentare e 18 buche. In questo immenso spazio verde, gli appassionati di questo sport provano ad andare in buca. It's just the wasted years so close behind. Watch out. Questa è la partenza per la prima buca, una buca che ha un par 4 per gli uomini, un par 5 per le donne, con tre differenti lunghezze. Da questo punto 461 yard per il punto contrassegnato dal colore bianco, 423 il giallo e 421 yard il rosso. Eccoci davanti al St. Mary Stadium, uno stadio che può contenere 32.500 spettatori, tutti seduti. Giocheranno l'amichevole internazionale Southampton e la nostra Udinese. Dietro di me c'è la statua di Ted Bates, ricordato dai tifosi, dagli amici e dai colleghi per il suo gran lavoro svolto per il club. Ted Bates è stato prima un attaccante formidabile di questo club, poi manager, quindi davvero ha lavorato tanto per il Southampton, prima in campo come calciatore e poi dalla panchina come manager, ed è stato ricordato con questa statua proprio davanti alla casa dei Saints. Incontriamo un gruppo di simpatici tifosi dei Saints qui all'esterno dello stadio, già eccitati per la partita, per questa squadra che affronterà il prossimo anno la Premier League. Rivolgiamo loro qualche domanda. What do you think about the Southampton team in this season? Ci sono nuovi giocatori, aspettiamo anche altri. Il nostro obiettivo è la salvezza. Speriamo di poter lottare per rimanere in Premier. L'inizio sarà difficile, in un campionato nuovo non possiamo chiedere più della salvezza. Southampton will play first match with Manchester City. Roberto Mancini, difficult game. Very difficult game for us. L'inizio contro il Manchester City sarà difficile. Mi accontenterei di un pareggio. Poi affronteremo il Manchester United e l'Arsenal. Per noi sarà una sfida dura. It's going to be a challenge. You are very proud for your team. Very proud. Yeah. Da tanti anni non giocavamo in Premier League. Il nostro pensiero va a Marcus, che aveva rilevato il club dall'amministrazione controllata. Peccato che non ci sia più e non possa vedere il suo sogno realizzato. His dream has come true. It's a shame that Marcus isn't alive now to see us back in the Premiership again. È proprio vero che gli italiani sono in tutto il mondo. Non ci aspettavamo però di trovarne uno qui a Southampton, lavora per il club dei Saints. Come si chiama? Mario. Da dove viene? Quali sono le sue origini italiane? Sono nato a Rovigo, ma vivo a Mestre. Sono stato giù a Mestre due settimane fa, vado in Italia continuamente, ho familiari, fratelli, sorelle in Italia e qui c'ho moglie e figli qui, sono nati qua, ormai sono inglesi. Di cosa si occupa per il Southampton? Guardo i giocatori, adesso sto servendo i giocatori sopra, i manager, l'arbitro, i giocatori anche dell'Udinese quando arrivano, se vogliono mangiare, sai com'è. È così, faccio lavoro qua dentro tutti i giorni perché qui vedi lo stadio è come un albergo, se va sopra c'è cucine, c'è 200 persone che lavorano qua, c'è ristoranti da 500 persone. Ma lei è anche tifoso del Southampton? No, supporto il Milan. In Italia, qui in Inghilterra però Southampton. Sì, siamo in due qua, c'è uno che supporta la Juventus, c'è un mezzo italiano, un altro è juventino. Amici sportivi dal St. Mary di Southampton per l'amichevole internazionale della nostra Udinese contro la formazione di Southampton che ha ottenuto quest'anno il passaporto per la Premier League. Palla lunga di Davis per Puncheon, aggancia l'attaccante del Southampton ma Pereira gli soffia il pallone. Totò Di Natale si porta in zona tiro, va a destro Totò, rete! Grande gol di Totò Di Natale che bagna quindi
come meglio non poteva fare questo suo ritorno in campo. Esultano i tifosi dell'Udinese. Totò aggancia all'interno dell'area, costretto ad indietreggiare. Pereira, Williams, zona tiro, va al destro Williams, 2-0. Pitbull, due gol davvero fantastici dell'Udinese. Adesso Pinzi, il cross di Pinzi è buono, il colpo di testa di Basta e c'è la doppietta di Totò, 3-0. 35 minuti di gioco, 3-0, gol di Totò Di Natale al 35esimo minuto, una sforbiciata di Totò che ha sfruttato alla perfezione il pallone arrivato nella sua zona in area di rigore. Bravissimo Pereira, la sua uscita, palla al piede tra due avversari, poi il servizio per Armero, palla bassa per Di Natale, si gira Di Natale, la mette dentro per Muriel. Muriel! Sono 4! Grande azione dell'Udinese, sviluppatasi sul settore di sinistra con una percussione di Pereira, poi Armero, quindi Di Natale, palla per Muriel che raccoglie l'abbraccio dei compagni, l'ha controllata alla perfezione Luis Muriel, il gol del 4-0. Finisce la partita 4-0, Di Natale, Williams, Di Natale, Muriel, la successione dei gol, i primi tre nella prima frazione di gioco, il gol di Muriel nel secondo tempo. Si conclude quindi con un successo il test dell'Udinese in Inghilterra contro il Southampton. Dal St. Mary è tutto, appuntamento al prossimo match amichevole dei bianconeri, che sarà quello di martedì sera alle ore 18 contro il Chievo Verona a Mogliano Veneto.